Oggi mi trovo a Sestino al Parco Ranco Spinoso. Questa è un'area protetta in cui si possono trovare tantissime specie vegetali ed animali, come ad esempio il cervo, il muflone ed anche il daino. Questo luogo è al confine con le Marche, qua appunto nel comune di Sestino, può essere raggiunto sia da Sestino che da Borgo Pace, quindi dalle vicine Marche. Il parco è dell'Unione Montana dei Comuni della Val Tiberina Toscana ed è gestito dall'associazione Amo Sestino. Questi due enti, questa associazione e la Unione dei Comuni, rendono questo luogo particolare, tenuto benissimo. Oggi anche l'inaugurazione degli ultimi lavori, quindi è spettacolare, tutto tenuto in modo perfetto e visitabile da tutti durante l'anno, in periodi ben precisi, anche su prenotazione. Ricordo che per entrare dobbiamo pagare un biglietto che poi consentirà anche di fare un tour guidato dell'area recintata, perché ovviamente c'è un'area non recintata, un'area recintata dove al cui interno si possono trovare proprio i cervi, daini e mufloni di cui parlavo in precedenza. Ma ora andiamo a vedere gli animali all'interno del recinto, quindi avviciniamoci, perché in natura sappiamo è molto difficile avvicinarsi a questi ungulati, ma qua un po' più si fidano dell'uomo e quindi possiamo andare a trovarli e a vederli un pochino più da vicino. Qua a Ranco Spinoso c'è tutto per poter passare delle giornate in tranquillità. Ci sono delle aree sosta, delle panchine proprio alle mie spalle, quindi ci si può fermare, si possono fare i picnic e quindi poi si possono fare dei trekking che poi ci conducono, mi dicono, anche fino al passo di San Cristoforo, quindi è qua il passo che poi riconduce a Sestino. Ricordo che per arrivare qua si può passare da Borgo Pace, quindi dalle Marche, ma anche dalla Toscana, quindi svalicando il valico di Via Maggio per poi andando verso Ponte Presale, località Ponte Presale, salire verso Sestino. Poi da Sestino si deve percorrere una strada che ci porta al Passo della Spugna, una strada a tratti sterrata, ma tenuta benissimo, che poi conduce a questo bellissimo parco. Sono appena entrato dentro uno dei recinti che custodiscono queste specie animali. Qui nello specifico si trovano i daini ed i mufloni. Andremo a scoprirli con la nostra guida di oggi, Andrea. Bene, ho appena raggiunto Andrea, che ora cosa ci porta a scoprire? Allora, innanzitutto, a parte il fatto di tutte le aree che si vedono intorno al nostro territorio, e poi andiamo alla prima altana, dove in pratica io cerco di richiamare gli animali per farli venire, per far gustare anche all'occhio il fatto di vederli, perché comunque è uno spettacolo. Qui in pratica molto probabilmente arriveranno solo i daini. Poi dopo, quando andiamo alla seconda altana, molto probabilmente arriveranno anche i mufloni. Perfetto, Andrea, e poi successivamente andremo al recinto dove sono custoditi i cervi, vero? Sì, lì in pratica è la nostra ancora di salvezza, perché se non vengono gli animali quassù, laggiù in pratica ci sono sempre. Per noi è un salvagente, Da qualche ecco. parte li vediamo, insomma, Sì, dai, quindi sì, piano piano li sì. vediamo tutti. Come ci sta dicendo Andrea, loro mantengono la distanza e noi ci allontaniamo un po' dai cumuli di avena e loro rapidamente si avvicinano. Ho raggiunto la seconda altana da dove si possono riscorgere questi fantastici daini e mufloni. Ricordo che qua siamo al confine fra le quattro regioni, siamo fra Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Di fronte ho il Monte Nerone e di fianco l'Alpe della Luna. Qua posso vedere anche i mufloni, che però devono essere attirati dal mio amico Andrea, che li deve, come dire, chiamare con l'avena per farli mangiare. Camminando sui prati di Ranco Spinoso ci si può imbattere anche in questo, che è caduto, che ha perso uno dei nostri esemplari, di quelli che probabilmente abbiamo visto. Ci diceva la nostra guida Andrea che il velluto che protegge queste parti del capo, poi una volta che si stacca fa fuoriuscire anche del sangue. Diceva è spettacolare quasi, perché proprio zampilla, è una parte viva del corpo dell'animale, quindi del daino, del cervo. Lo perde, il tutto casca, e alcune volte lo possiamo trovare, si trova anche in natura spesso, qua forse anche di più perché la densità delle specie è elevata, in funzione anche degli ettari che comunque sono tantissimi. Queste altane da cui può scorgere anche i nostri bellissimi daini che guardinghi stanno a distanza, vedo che ci sono anche delle persone ovviamente che l'ammirano dall'altana. E quindi un luogo spettacolare, qua in altura siamo circa 1.000 metri, anzi più di 1.000. I nostri amici ci fanno compagnia godendoci questo spettacolare paesaggio. Adesso entriamo dai cervi. Questi loro in pratica è un ambiente molto più ristretto, poi adiacenti alla zona di sosta loro sono abituati sia alle persone che in pratica loro vengono, si fanno dare da mangiare, sono non addomesticati ma quasi. È Vai, apri logico che pure. comunque gli animali da noi ci hanno detto non sono battezzati, sicché bisogna sempre avere l'attenzione. Vai, apri pure, Andre. Vieni qui.
Ma lo tocco, guarda. Vai, entriamo subito dietro Andrea, posso? Vai, vai. Adesso io... Allora siamo entrati dentro al recinto dei cervi. Ora vediamo Andrea che sta qua proprio vicino alle, ai suoi animali. Sì, per noi sono i nostri, è una cosa impressionante. Io ho detto, io con il fatto che faccio il volontario qui ho... Cos'è Andrea? In pratica ciao. Sono 5 anni che non vado più dallo psicologo perché il dottore è qui. Guarda, abbiamo un amico Andrea. È vero? Abbiamo un amico. E lei come si chiama? Isolina. È la nostra Isolina questa, sì. Perché qua a Sestino è un nome che è comune. Sì. Eh sì, perché c'erano due gemelle che si chiamavano Dirce e Isolina e allora quella che in pratica non sta bene si chiama Dirce, ma non sta bene perché purtroppo è arrivata al lumicino della candela e lei si chiama Isolina. Vediamo Andrea che ha appena dato da mangiare ai nostri cervi, ce ne sono di piccoli, di grandi, il maschio, e sono tutti piuttosto tranquilli anche perché sono abituati a vedere la presenza dell'uomo. È nato 25 giorni fa e si chiama Luce. Ah, abbiamo il piccolino che si chiama Luce, che è nato quasi un mese fa. Spettacolare. Allora io ho finito la mia visita qua al Parco Ranco Spinoso, ringrazio Andrea dell'associazione Amo Sestino, quindi lo vediamo, staff Amo Sestino, venite a visitare questo bellissimo parco, e Andrea qua nel comune di Sestino, quindi dai. Io vi saluto e vi aspetto. Un abbraccio. È arrivata l'ora di andare, quindi me ne vado dal Parco Ranco Spinoso qua a Sestino. Vi invito a venire a visitarlo, è bellissimo, potrete passare delle giornate stupende, soprattutto in estate. Avete visto, ci sono tantissimi animali che poi si avvicinano, quindi venite e seguitemi nei miei prossimi reportage.